Ben ritrovati a tutti. Allora, oggi preparerò la lingua, quindi è una cosa che non a tutti piace. In pratica, ero stata al mattatoio perché volevo recuperare lo stomaco del vitello lattante, non per fare la trippa, ma per fare il caglio fatto in casa, quello come si faceva una volta. E già che ero là, mi sono portato anche la lingua. La lingua è buonissima, bollita. Però oggi facciamo una versione più tendente al salume, che è la lingua salmistrata. Negli ingredienti c'è il salnitro. Alla reazione è veleno? No, è un conservante che se usato in piccole quantità non fa assolutamente male, bensì aiuta la carne a non rovinarsi. Io sinceramente lasciare la lingua una settimana, 10 giorni a macerare in frigo, non me la sento senza mettere il salnitro. Poi c'è anche un'altra cosa: la parola salmistrata deriva proprio da salnitro, quindi fare la lingua salmistrata senza salnitro mi sembra un po' un assurdo. Bene, adesso incominciamo a preparare questa deliziosa lingua. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Come in tutti gli altri video, anche in questo video cercherò di spiegare tutto passo passo, nel modo più chiaro possibile, di saltare passaggi inutili, insomma di concentrarsi proprio su quello che, serve fare per ottenere un buon risultato. Abbiamo la lingua, il sale e il salnitro. Potete anche comprare il sale nitrato, quello per salumi. Che però poi è la stessa cosa perché è sale con salnitro, come spezie pepe e alloro. Come al solito io sulle spezie mi mantengo sul semplice, poi comunque fate un po' a vostro piacimento. Per prima cosa laviamo bene la nostra lingua. E l'asciughiamo un attimino. Prepariamo quindi le spezie tutte insieme. Iniziamo dal sale. Aggiungiamo il salnitro, è pochissimo. Il pepe. Sbricioliamo un po' di alloro. E mescoliamo tutto bene insieme. Adesso cospargiamo la lingua con le spezie, la cospargiamo ben bene. Spezie e sale, chiaramente. Diamo anche una bella massaggiatina. E la mettiamo in frigorifero per 7-10 giorni, io la lascerò 8 giorni, ricordandoci di girarla ogni giorno e di massaggiarla così qualche istante, un minuto, anche meno. Ecco, vedete, dopo, se questo è il secondo giorno, ha perso molto liquido. La domanda, cosa fare? Lo buttiamo o lo lasciamo? Potete lasciarlo o come faccio io lo potete buttare, però ricordiamoci che in questo liquido c'è del sale, quindi dobbiamo integrare il sale che abbiamo buttato via aggiungendo un goccino di sale. Adesso una bella massaggiatina, un minutino, anche meno, e la stessa operazione la ripeteremo tutti i giorni, nei giorni successivi. Chiaramente via via perderà sempre meno liquido, quindi non occorrerà aggiungere sale, anzi io l'ho aggiunto solo adesso, poi non l'ho più aggiunto perché perdeva proprio molto poco liquido. Bene, ci vediamo fra 7 giorni. Dopo 8 giorni dall'inizio, laviamo bene la nostra lingua. E la cuociamo in acqua bollente non salata per
fino a quando non è pronta ci vorranno circa 2 ore. Io l'ho lasciata anche un po' troppo, l'ho lasciata 2 ore qualcosa. Comunque fate la prova con la forchetta per vedere quando è pronta. Io l'ho lasciata 2 ore e 20. Ecco, è pronta, prontissima direi. Adesso dobbiamo togliere la pelle. Vi prego di non fare la pazzia di arrostirvi le mani, di bruciarvi le mani. Si fa in questo modo semplicissimo, un getto d'acqua fredda e senza bruciarci le mani, niente. Togliamo la pelle in modo molto agevole. Ovviamente, prima di tagliarla, la dovete fare raffreddare. È quasi un salume, quindi si mangia freddo. A me piace fredda. La affettiamo. Si vede che l'ho lasciata cuocere un po' troppo, ma l'ho fatto appositamente. A me la carne al sangue non piace proprio, quindi io la preferisco così. Non ho neanche tolto il grasso che fra poco vedrete, perché mi piace sentirlo. Aggiungo una salsa verde fatta in modo molto semplice: prezzemolo tritato finemente, olio e sale, ma solo per decorazione, perché per fare la foto, a mio parere, la salsa verde è buonissima con la lingua bollita, ma la lingua salmistrata è più buona così da mangiare quasi, diciamo, come salume fredda. Bene, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e ci vediamo molto molto presto.